Con indosso, tuta e mascherina FFP2 hanno sfilato silenziosamente a Campobasso lungo corso Vittorio Emanuele II. Non è un carnevale anticipato come qualche cittadino vedendoli ha inizialmente pensato, ma è la protesta pacifica dei precari OSS, i cosiddetti angeli del Covid, che oggi si sentono abbandonati. Noi siamo qui in rappresentanza di quegli OSS che hanno lavorato durante l'emergenza Covid. Facciamo una piccola rappresentanza pacifica per non farci dimenticare dalle autorità competenti. C'è una legge di stabilizzazione che è stata applicata in altre regioni d'Italia. La nostra regione, diciamo che ha comunque cercato in qualche modo di aiutarci, però noi vogliamo delle risposte inerente a questa stabilizzazione per noi che abbiamo lavorato appunto nell'emergenza. Nella pacificità più assoluta. Cerchiamo solamente di non essere dimenticati. Noi c'eravamo e ci siamo ancora. Adesso siamo in disoccupazione, attendiamo semplicemente delle risposte e che purtroppo ad oggi, a fine mese, è un mese che noi non lavoriamo più, siamo stati dimenticati. Dopo aver lavorato tanto, come diceva la sua collega, in uno dei periodi più difficili, come vi sentite oggi? Frustrati. Perché purtroppo è stata fatta una legge, tra virgolette, dai molisani, un emendamento portato avanti dal Molise, dai politici molisani, ma questo emendamento viene attuato in tutta Italia, tranne nel Molise. Ad esempio c'è la stabilizzazione che è stata attuata al Federico II, è stata fatta al San Giovanni di Roma, è stata fatta a Bari, è stata fatta ovunque, ma in Molise non c'è. Il grande paradosso del Molise, si porta avanti una legge, viene accettata dallo Stato, però non viene attuata in Molise. Abruzzo, Calabria, Campania, Puglia, Toscana sono alcune delle regioni che hanno già avviato le procedure di stabilizzazione del personale sanitario assunto in piena pandemia. Discorso diverso per questi lavoratori in disoccupazione ormai da un mese, visto che la regione Molise, scaduti i contratti, ha deciso di attingere dalla graduatoria del concorso, lasciando di fatto a casa personale già formato, con esperienza e in possesso dei requisiti per la stabilizzazione.